siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. E ci è venuto a trovare nella nostra postazione Radio Bruno, area stile, Irama, benvenuto. Grazie, tutto bene? Tutto a posto, tu? Bene, bene, grazie. Come stai affrontando questa avventura sanremese? Sei nelle nuove proposte? Sono nelle nuove proposte. Bene, bene, ho fatto tutto il percorso classico, appunto, dai 700 candidati, quanti eravamo? Poi Roma e poi ci siamo esibiti su Rai 1 e siamo qua. Ma in quell'istante lì, cioè, eri felicissimo, toccavi il cielo con un dito, immagino. È fantastico, è un onore, soprattutto adesso poter salire su uno dei palchi più importanti d'Italia e suonare con un'orchestra, la gigantesca orchestra della Rai, un nome enorme. Oltre a essere una responsabilità, è anche soprattutto un onore. E come ti stai preparando mentalmente ad affrontare questa avventura tosta comunque? Allora, ti dico, da una parte mi concentro. Un minuto dopo non ci penso neanche più. Beh, sono quelle cose che bisogna vivere, secondo me. È la soluzione migliore. Sì, bisogna vivere perché bisogna anche godersela, perché dura davvero poco, dura così, dura 3 minuti. Quindi sarà una cosa che voglio godermi e cercherò di emozionarmi perché il pezzo l'ho scritto io, quindi me lo devo sentire addosso. Infatti, è autobiografico questo pezzo. Sì, sì, autobiografico, l'ho scritto in un momento molto difficile, si chiama Cosa resterà. L'ho scritto in un momento molto difficile. Di sentimenti, emozioni comunque contrastanti. Ho cercato di mettermi a nudo in questo pezzo, di raccontare una mia verità. Non è stato facile. A volte smascherare il lato più intimo è quasi pesante. Però dall'altra parte mi emoziona anche molto di più cantarlo. Dall'altra parte ancora ti confesso, non amo parlare delle canzoni perché mi piace l'idea che vengano interpretate. Io amo interpretare le canzoni. Quando me ne ascolto una che mi piace un sacco, me la interpreto a modo mio, come le poesie, come qualsiasi altra forma d'arte, no? Quindi allora parliamo di te, Irama vuol dire in malese ritmo. Sì. E il tuo percorso musicale qual è? Allora, la prima canzone primissima l'ho scritta intorno ai 7 anni. Poi mi ricordo che l'ho stracciata, si vede che proprio non la potevo sentire, cioè non mi piaceva proprio. Allora l'ho stracciata, l'ho buttata via. Comunque io sono cresciuto proprio con i cantautori italiani, poi nei cantautori i miei pallini sono sempre stati Guccini e D'André, sono sempre stato innamorato, poi tantissimi altri, Da Battisti, Vasco, eccetera eccetera, tutti giganti. Comunque crescendo intorno all'adolescenza mi sono avvicinato a un'attitudine un po' più street, non era accademia, al mondo della strada, l'hip hop, quindi mi trovavo tra crew a fare le mie rime. Crescendo ancora non mi sono mai trovato, non male, però ho sempre avuto un'identità diversa e piano piano l'ho costruita, mi piace immaginarlo come un ibrido, ritornelli molto pop come in Cosa resterà e strofe che si bilanciano su due mondi. Da una parte c'è la parte più rap, che deriva dall'hip hop ma non è più hip hop, quindi qualcosa più di diretto. Dall'altra parte invece c'è quella ricercatezza alla metafora che è tipica dei cantautori di cui sono, appunto, come ti ho detto, follemente innamorato. Senti, il tuo pezzo sui circuiti Erwan, insomma le radio ti stanno trasmettendo, tra i giovani sei il più trasmesso. Grande, ottimo, perché alla fine quello che conta è che piace alle persone, no? Quindi è sicuramente un'ottima cosa, però niente, ci vediamo stasera all'Ariston. Abbiamo capito, un passino alla volta, non diciamo altro. No, sì, assolutamente, no. Assolutamente. Invece diciamo dopo Sanremo cosa ci sarà per Irama. Allora, dopo Sanremo c'è il mio disco che esce venerdì, il 12, quindi non gli ho voluto dare un titolo a questo disco, l'ho lasciato così, si chiama Irama, non perché non avessi voglia, ma perché proprio in questo disco mi presento, questo disco voglio far vedere il mio modo di fare musica, il mio modo di interpretare la musica, e quindi ho deciso di lasciare queste 9 tracce così, allo sbaraglio, perché anche non avrei neanche voluto chiamarlo Cosa resterà, ti confesso, perché Cosa resterà io lo amo come pezzo e secondo me era giusto da portare lì perché comunque parla molto di me, ma dall'altra parte non era giusto nei confronti degli altri testi a cui tengo molto. Il 9° sarà una sorpresina, che è per chi comunque, per chi è piaciuto Cosa resterà, sarà la versione acustica di Cosa resterà, quindi solo piano e voce, e niente, poi bisogna ascoltarlo un disco, no? Assolutamente sì, e seguirti se vuoi salutare gli Grazie. Amici di Radio Bruno. Vi saluto amici di Radio Bruno, mi raccomando seguitemi. E se vi va, votatemi se vi piace l'esibizione stasera. Grazie. Grazie mille di Irama. Ciao ciao.